Vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ageo, capitolo 1, versetto 4. Possiamo intitolare questo versetto I nostri porci comodi. Non è un insulto, ma proprio dice quello che dice Ageo e da altre parti anche della vita, ma Ageo in particolare, ci sono due capitoli dove dice, guardate, la casa di Dio è in rovina e ognuno pensa a se stesso. E infatti poi dice, anche voi, ma vi sembra questo il tempo di continuare a essere egoisti, a pensare solo a voi stessi, a voler fare le cose solo per voi, a fare anche delle preghiere solo qualcosa per te, per te, per te, per te, per te, per te? E Ageo viene a spronare il popolo di Dio a servire Dio. La nostra chiamata, stiamo facendo questo percorso Lev, cuore libero e felice. La nostra vera chiamata e la nostra vocazione è nell'amore. E l'amore non può se non portare avanti il progetto di Dio, la grazia di Dio, il regno dei cieli. Lo diciamo tutte le volte quando diciamo il Padre nostro, venga il tuo regno e si compia la tua volontà. Oppure diciamo, Signore, fa che il mio regno venga instaurato e si compia la mia volontà. È una cosa seria questa. E Ageo poi dice, guardate, riflettete bene, dov'è che state andando? Cosa è successo? Una serie di disgrazie una dietro l'altra. Dice sempre Ageo, una disgrazia dietro l'altra. E allora dice, riflettete bene, pensate, riflettete. Nel Nuovo Testamento c'è questo meditare. Riflettete, meditate, pensate, fatevi delle domande. Come mai siete finiti così male? Come mai il mondo sta andando così male? Come mai tutto è così disastroso? Proprio per questo, per i porci comodi. I porci, beh, vi ricordate, un uomo venne liberato dai demoni che scelsero i porci in quell'area, in quella zona verso la Decapoli. Perché i loro affari erano tutti con i porci, erano tutti, cioè non c'era niente di troppo puro, di troppo bello. Forse che i politici fanno ancora il loro vero mestiere, la loro vera vocazione di pensare a tutti gli altri. I medici stanno ancora veramente pensando alle persone. Beh, qualcuno sicuramente c'è in mezzo a tutti questi, ma la maggior parte di persone, in questo momento ce ne accorgiamo anche incontrandole, ognuno è incentrata su se stesso, su se stessa. E questa cosa porta solo malessere. Malessere a chi lo compie, perché prima o poi raccoglierà, se non raccoglie in questa vita, beh, raccoglierà nella vita eterna purtroppo qualcosa di dannato. E per gli altri c'è solo raccolta di grandi sofferenze di tutto questo. Mentre invece se noi solamente ascoltassimo, cacciassimo questa accidia, perché tutto questo ha a fare con l'accidia, uno dei sette vizi capitali, uno di questi sette demoni, che va a bloccare. Ma chi se ne frega, ma perché devo farlo io? Ma non c'ho voglia, non c'ho già tanti di quegli impegni, tante di quelle cose. Vi ricordate la parabola di quello che fece la festa per suo figlio, invitò tanti e gli dissero: no, ma io mi sono sposato, no, ma io ho i campi, no, ma io ho il lavoro, no, ma io devo finire la mia casa, ma io, ritienimi scusato. No, no, disse: non solo non siete scusati, ma patirete le pene dell'inferno per aver rifiutato la chiamata. Ed allora vogliamo invece ascoltare Neemia 6:9. Che dice, tutta quella gente ci voleva impaurire e diceva, le loro mani desisteranno, il loro lavoro non si farà. Io invece irrobustii le mie mani. Si diede da fare ancora di più, Neemia, ancora di più per la costruzione del regno di Dio. Ed allora in questi tempi sappiamo tutti che cosa sta succedendo nel mondo, rispondiamo il nostro Amen alla chiamata di Dio. Rispondiamo Amen, cerchiamo il regno dei cieli, la sua giustizia. Chiediamo, continuiamo a dire, venga il tuo regno e si compia la tua volontà e aderiamo a tutto questo. E il Signore dice, tutto il resto vi verrà dato in aggiunta. Rispondiamo il nostro Amen e Dio ci benedirà grandemente. E cammineremo verso un cuore libero e felice.
Padre eterno e santo, Dio onnipotente, tu ci hai chiamati per nome a sperimentarti e poi a vivere in te e con te e a collaborare, Signore, perché venga il tuo regno, perché si compia la tua buona, giusta, santa, perfetta volontà per la salvezza di tutti gli uomini, di tutte le persone che sono in questo momento nel mondo. Signore, tu chiami ognuno di noi a vivere una dimensione spirituale piena, dal mattino alla sera, di diventare preghiera, di essere testimoni. Ci chiami a vivere completamente in un modo nuovo la nostra esistenza. Non a dire qualche preghiera, non ogni tanto part time magari fare qualcosa di buono, ma a diventare pienamente cristiani sempre. Signore, tu ci chiami a vivere come tuoi figli, come ha vissuto Gesù e come hanno vissuto i santi. Ci chiami a vivere pienamente questa vita, alla tua presenza e con la tua presenza, nella tua piena volontà. Vivere la divina volontà sperimentando ancora tanta divina misericordia. E allora tu ci dici che non è più il tempo per rimanere fermi, ma dici a tutti noi: leka, vattene da tutte quelle cose che bloccano il mio progetto e vai verso quella terra che ti indicherò e porta a salvezza tante altre persone, perché a questo ci stai chiamando, Signore, ci stai chiamando a portare a salvezza tante altre persone. E allora in questo momento vogliamo solo fare come Abramo, che partì, cioè disse come Maria: Amen, avvenga di me secondo la tua parola.